All'incertezza derivante dalla Brexit si sommano le difficoltà del sistema bancario. Lo comunica il centro studi Confindustria che vede rischi al ribasso per l'economia italiana. Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,15% contro lo 0,25% stimato e non sarà molto più vivace anche nel terzo. Bene, il mercato del lavoro, il livello in maggio è ai massimi da aprile 2011. Nel bimestre aprile-maggio gli occupati sono aumentati di 97.000 unità più 0,4%. Per cento.